Via. Buongiorno, buongiorno ragazzi, benvenuti a un altro replay olimpico, quello della terza giornata di questi Giochi Olimpici di Tokyo. Una giornata che alla fine è stata nel complesso una giornata normale, sempre con qualche delusione, con delle gioie, con anche sorprese, per esempio in particolar modo nel nuoto, che sono arrivate piacevolmente. Alla fine arrivano quattro medaglie, ne arrivano tre d'argento e una di bronzo. Insomma, il nostro medagliere si arricchisce. Rimaniamo un po' piantati sugli ori, perché rimane soltanto l'oro di Vito dell'Aquila, del primo giorno. E poi non siamo, purtroppo, ancora una volta è arrivata una beffa sia per Diana Bacosi nel tiro a volo, sia nella finale del fioretto maschile con Daniele Garozzo, che non è riuscito a scardinare l'atleta di Hong Kong Cheng. Non è un rimpianto assolutamente invece l'argento della 4% stile libero, anzi è un argento, quello che è veramente un argento guadagnato. Anche quello di Diana Bacusi, per certi pezzi, come quello di Garozzo. Però se lì magari avevamo più ambizioni per loro, la 4% stile libero è una staffetta che si è inventata praticamente 2 mesi fa, neanche agli europei. Era arrivata terza agli europei, è arrivata seconda alle Olimpiadi, quindi mi sembra che veramente lì si sia fatta una grandissima cosa. No, poi siamo arrivati secondi dietro soltanto agli Stati Uniti, che praticamente con Dressel hanno fatto veramente il vuoto. Poi li stavamo riprendendo e poi alla fine Frigo non è riuscito a ricucire il gap. Però veramente una grandissima prestazione. A pensare che No. fino a pochi mesi fa questo quartetto non esisteva, Eh e un sì. altro po' battevamo anche gli Stati Uniti, che sono, è la potenza per eccellenza. Assolutamente, ma poi stanno crescendo, per esempio anche il misto, per esempio i razzetti se l'era completamente inventato prima delle Olimpiadi, poi non è andato benissimo, però è normale. In generale veramente stiamo facendo anche una buona Olimpiade nel nuoto, e queste due medaglie di stanotte veramente testimoniano che c'è il movimento. C'è proprio un movimento, ma il movimento è testimoniato anche dal fatto che se vedi la percentuale di atleti che vanno in finale, cioè siamo, se non sbaglio, a 7 atleti in finale dopo 3 giornate. Ed è veramente una cosa in 7 gare, centrare la finale è veramente un grande Grande traguardo. traguardo. Significa che a parte appunto le medaglie che arrivano, non siamo magari come gli altri paesi dove ci abbiamo Adampiti, abbiamo il fuoriclassi, abbiamo la Katie Siamo un gruppo Ledecky, compatto. siamo un grande gruppo. Magari manca l'acuto, a parte l'acuto che potrebbe essere, perché poi fra Quagliarella, tra Paltrinieri, io sono convinto che alla fine un'ora arriverà. No, ma ce li abbiamo quei due o tre che comunque rispetto agli altri sono superiori e anche, diciamo, in modo largo. Vediamo Paltrinieri, vediamo la Quadarella, quindi ci sono quegli elementi. Mo Ah, se sì. adesso la Pellegrini fino a 2 o 3 anni fa con il mondiale c'era anche lei. Mo oggi quello che abbiamo visto ci fa, diciamo, poco sperare per la semifinale, perché appena il 15° tempo su 16 che entravano in semifinale, cioè, diventa veramente tosta. O alza il livello, ma lo deve alzare veramente in un modo incredibile, se no qua purtroppo mi sa che non accede in finale. No, l'ho vista poco brillante. Poi non so se potrà cambiare qualcosa dalla sera alla mattina, perché insomma, sicuramente bisogna cambiare qualcosina, perché i quarti di finale non sono stati particolarmente No, esaltanti. ma poi nella gestione che ha sempre fatto di questi 200, cioè l'età avanza, il fisico non ti sorregge più, quindi anche la gara che impostavi prima, no? Quando partivi un po' più cauto e poi acceleravi, adesso quell'accelerazione non è più come prima, capito? Non c'è più quel fisico che ti sorregge e ti permette di fare quella grande rimonta. Esplosività, Esatto. quell'esplosività, quella sì, perché poi gestiva proprio quei 200 metri, diciamo, nei primi, gestendo e poi dando il turbo, cioè Esatto. lì
l'oro ottenuto a Budapest nel 2017 è proprio il prototipo di gara di Federica Pellegrini, cioè certo. Lì fece gli ultimi 25, neanche 50 metri, 25 metri, dove praticamente da quarta rimontò tutto, arrivò prima perché mise il turbo, veramente fece un'ultima vasca leggendaria. No, quei tempi lì sembrano passati. Purtroppo sì, purtroppo il tempo passa per tutti, questa è la sua quinta Olimpiade e onestamente penso che sia arrivato il momento del cambio generazionale, come sta accadendo un po' anche negli altri stili. Vediamo Cadi Ledecky che oggi praticamente era davanti e poi è stata annientata praticamente. Dall'australiana, sì, yeah. Dall'australiana, alla fine, che veramente ha fatto una grandissima rimonta, anzi che ha proprio data l'illusione fino ai 300-350 metri di andare a vincere anche in maniera relativamente facile la gara, e poi veramente ha fatto una progressione straordinaria. Anche Sara Seosso, Katinka Osu, cioè tutti, solo Adam Peaty praticamente sta, regge ancora. Sì. Finiscono le generazioni. Purtroppo sì. No. Poi io penso che per ora l'unica vera delusione nel nuoto sia Benedetta Pilato, ma lì è una delusione, diciamo, giustificata anche dal fatto che comunque Benedetta è giovanissima, avrà un sacco di Olimpiadi davanti a sé, i 50 rana dovrebbero anche entrare a regime come disciplina olimpica, e di conseguenza, insomma, io penso che non si debba fare tanti drammi. Ma poi tornando alla 4%, veramente Frigo ha tenuto bene, però mi ha impressionato particolarmente oggi la prestazione di Razzetti, che ha dato uno strappo eccezionale. Sì. No, perché proprio in generale si sono comportati bene tutti e quattro, perché poi alla fine la prestazione è stata un po' di gruppo. Però i primi 200 sono stati quelli là che ti hanno permesso di mettere a sicuro almeno le prime tre posizioni, e poi sono stati bravi gli ultimi due a tenere. Comunque si poteva fare qualcosa in più, potevano fare qualcosa in più, perché l'oro era possibile, soprattutto negli ultimi 50 del terzo cambio, veramente c'era gli Stati Uniti stavano crollando, doveva essere Frigo a chiudere quel gap che alla fine non è stato chiuso, però comunque resta la prestazione, peccato perché potevamo vincere l'oro, però se pensiamo al percorso che hanno fatto sti ragazzi è già qualcosa di clamoroso. E poi occhio a Thomas Ceccon anche in ottica d'orso, perché secondo me un podio lì ci potrebbe quasi scappare, perché oggi in batteria si è risparmiato perché doveva risparmiare le energie, ha fatto il quarto tempo se non sbaglio per arrivare in finale, è passato col quarto tempo in generale dalle semifinali, e si doveva anche risparmiare per la 4%, quindi attenzione, perché Ceccon mi sembra veramente molto in palio. Ma poi è un'esplosività questo ragazzo che è incredibile, può fare la differenza, forse deve gestire un po' più diciamo nella gestione completa della gara, però è un ragazzo che ha un margine di miglioramento incredibile. Poi se parliamo di esplosività, Martinenghi nella rana ci ha veramente regalato una splendida medaglia, la quarta di sempre nella rana dopo le tre storiche ottenute a Sydney 2000, ed è stata veramente una bella cavalcata quella di Martinelli. Guarda, si è gestita anche bene. È stata una gara dove praticamente erano quei tre favoriti, l'olandese, Peaty e Martinelli. Camminga, Martinelli e Peaty, però... tranne per Peaty, che è un discorso a parte, non era facile proprio in generale confermare il risultato, cioè le previsioni, non è mai facile confermare le previsioni, soprattutto all'Olimpiade, però Martinenghi è stato veramente bravo, già in semifinale aveva fatto quel capolavoro del record italiano, un ragazzo che veramente ci ha messo il cuore, all'inizio ha sofferto un po', devo dire la verità, era partito un po' così e così, però poi alla lunga si è visto il talento di questo ragazzo e ci ha portato a casa un bronzo che poteva diventare argento, si è partiva leggermente meglio, però ci accontentiamo perché comunque non era facile rispettare diciamo le previsioni, si vedeva che aveva un po' di tensione addosso. Io penso che a Parigi 2024 ci arriverà ancora più pronto, perché alla fine è un ragazzo che è uscito e ha imparato tanto anche dai campionati europei, quindi ancora penso che sia all'inizio di una carriera che potrà diventare comunque importante, quindi questa è una prima tappa, e poi chissà che nei prossimi anni non si possa raccogliere comunque ancora di più. Purtroppo là davanti c'è un mostro sacro, quindi devi attaccare principalmente lui,
e devi sperare soltanto in un suo cedimento, perché poi può essere il talento, però questo è un fenomeno, cioè Pidi è un fenomeno, ce ne ha veramente di più. Quindi devi sperare che lui cali in questi anni, per sperare comunque di diventare tu quantomeno il prossimo campione olimpico, o quantomeno essere il dominatore di questa di questo stile. Ce la può fare, però ci vuole un po' di tempo, perché se non cala Pity diventa tosto. Sì. E poi parliamo anche un po' delle altre due medaglie, perché Diana Vacosi ci ha regalato una bella medaglia nello skit del tiro a volo che ci aveva regalato tantissime gioie a Rio, con Rossetto, e qui ci potrà garantire anche altre soddisfazioni nel trap, sia maschile sia femminile, sia anche a coppia, perché De Filippis e Jessica Rossi messe insieme potrebbero veramente formare una bella coppia, e quindi veramente tiro a volo che intanto parte con questa medaglia. Forse poteva arrivare anche qualche cosina in più, perché al maschile qualche rimpianto anche lì ci potrebbe essere. Perché... Purtroppo sì, soprattutto poi quello che avevamo visto 5 anni fa da un ragazzo giovane come Rossetti, poi praticamente è un po' una delusione lui. Io mi aspettavo veramente qualcosa in più, un po' dalle qualificazioni, dall'altro ieri si era portato un po' questo punteggio scarso appresso, che l'ha condizionato soprattutto ieri, perché questo ragazzo 5 anni fa era veramente un ragazzo giovane che prometteva bene e vinse proprio un'Olimpiade che praticamente dimostrò di essere veramente uno dei più forti già a quell'età. Purtroppo... Perché poi, no, più che lui, certo, ora poi ne parliamo delle dinamiche di gara, perché sembrava impossibile, invece... possibilità ce l'aveva Rossetti di andare in finale. Tamaro Cassandro, forse qualche cosina in più si poteva sperare in finale, però forse ha pagato proprio la tensione della prima Olimpiade, del momento, non è riuscita a gestirla. È stato un rullo compressore durante le qualificazioni e secondo me ha pagato di inesperienza in finale, perché tutto sommato il talento ce l'ha. Vale un po' per tutti questa cosa diciamo della pressione, perché comunque ti stai giocando una finale olimpica, non è che stai giocando un campionato italiano, eccetera. Comunque stai all'Olimpiada soprattutto per chi è la prima volta, come ad esempio la Pilato, come è successo anche in questo caso, quindi si è sentita in generale un po' la pressione per tutti. Però in generale l'esperienza fa sempre bene per le prossime volte. Mi spiace per Rossetti, perché io ho seguito tutte le qualificazioni stanotte e insomma ho visto che dopo la quarta serie ho detto aveva sbagliato, aveva fatto 24 su 25 nella quarta serie Rossetti, ho detto anche se avesse fatto 50 su 50 oggi non sarebbe passato, invece col senno di poi se avesse fatto 50 su 50 sarebbe andato allo shoot off e poteva andare in finale, quindi... Avere avuto due italiani in finale ci avrebbe veramente potuto permettere di prendere una medaglia anche nel settore maschile. Peccato. Però si chiude comunque il trap con una medaglia, con una conferma, quella di Diana Vacosi, che aveva vinto il titolo olimpico nel 2016. Poi è arrivata la medaglia d'argento, situazione analoga nella scherma, dove Garozzo aveva preso l'oro nel fioretto nel 2016 e oggi non riesce nel back to back, ma arriva secondo, inchinandosi proprio al Congese. Sì, ma oggi Garozzo veramente ha superato i limiti fisici che aveva, perché praticamente si era accompagnato questo problema sin dalla prima, diciamo, gara. Fino alla finale veramente ha lottato come un leone, ha messo dentro, diciamo, tutta l'esperienza che aveva, tutto il suo talento, la sua esplosività, la voglia di rimontare quando era sotto, un po' il braccino quando si trovava, diciamo, pari o davanti, devo ammetterlo, però ha reagito bene quando era sotto, soprattutto in finale, però diciamo ha pagato secondo me un po' fisicamente e un po' anche mentalmente, perché ha speso veramente tanto. Sì, ma poi in finale l'abbiamo visto che è arrivata veramente scarica. Sì. E comunque Cheng ne aveva di più e aveva proprio quel qualcosa in più anche
per gestire un po' meglio il tutto, insomma. No, ma purtroppo fino ad ora, a livello proprio complessivo, stiamo vedendo che proprio arriviamo in semifinale e finale e ci manca proprio quel guizzo che forse avevamo fino a qualche anno fa. Cioè, siamo inferiori, per ora siamo inferiori quando arriviamo in finale. Manca il fuoriclasse, manca il campione, secondo me. Cioè, ci sono tantissimi buoni atleti, ci sono tanti buoni atleti che possono fare grandi risultati, ottimi risultati. Ma il movimento è sempre quello, è molto molto buono, però manca, diciamo, un po' di esperienza a sti ragazzi, secondo me. Secondo me sono cresciuti anche gli altri. Cioè, il movimento dell'Italia è rimasto eccellente della schema. Sì. Il problema è che anche gli altri paesi si sono mossi negli ultimi anni ed è aumentata proprio il livello medio e la competitività. Vedi, l'Ungheria, la Russia, in generale, sono cresciuti veramente tantissimo. Ma anche gli asiatici, Sì. Cioè, peccato, peccato, perché veramente ci manca sempre un centesimo per fare relo. Manca loro per ora, però loro secondo me può arrivare in squadra, secondo me. La squadra ne può arrivare anche più di uno. Sì. Vediamo, vediamo. Bisogna cercare, insomma, di prendere l'onore nella scheda. Sì, sì, no, assolutamente. Il nostro cavallo di battaglia. Ma come questi giorni sì, sono arrivate soddisfazioni, però forse qualche cosa in più poteva arrivare. Secondo me sì, in generale sì, perché poi se alla fin dei conti anche nel medagliere ti sei posto un obiettivo ben preciso, quello di superare 30 medaglie, queste occasioni non vanno assolutamente sprecate, soprattutto quando sei superiore all'avversario, devi cercare di diciamo, approfittare tutte le opportunità che c'hai, perché se no alla lunga potrebbero pesare tutte queste situazioni. Ora vediamo un po' come va, però questo rullino di marcio dopo 3 giorni e 9 medaglie... leggermente meglio di Rio, se non erro, però veramente bene. Però ho capito, Rio più che altro era, cioè comunque ci avevamo quegli atleti da dire bene, la medaglia d'oro lì la vinci, per esempio Campriani anche in tiro a segno, per esempio Paltrinieri, cioè avevi quegli atleti che erano veramente delle scelte, ma anche nella scheda, cioè, adesso proprio quelle certezze da dire mi affido a lui e guarda vinco di sicuro, sì, non ma, ce li hai. No, ma purtroppo non è nemmeno il fatto che si sono persi questi atleti, ma il fatto che proprio c'è stato questo cambio generazionale, la crescita degli altri paesi che molte volte si sono ispirati anche all'Italia, soprattutto nella scherma, che è sempre stato un punto di riferimento, ma proprio in generale anche nella carabina con Campriani, con Paltrinieri, diciamo che cioè, stanno calando, secondo me. Soprattutto Campriani che adesso praticamente si è ritirato, giusto? Cioè, quindi questo cambio generazionale sta avvenendo anche nella scherma. Nella scherma, fino a Londra 2012 avevamo quegli atleti che praticamente ti portavano a casa alla fine quella medaglia d'oro, quel podio, e ci sta mancando. Per questo ho detto, come abbiamo detto, il gruppo in generale, il movimento dell'Italia non è assolutamente calato, però i punti di riferimento purtroppo non ci sono più. E più che altro anche al maschile è arrivata un po' una delusione, più che altro da Foconi, insomma, numero uno del ranking, va bene perdere da Cheng che poi vincerà la medaglia d'oro, però 15-3, insomma, un parziale. Ecco, sì, abbastanza pesante, sì, assolutamente. Peccato anche per Andrea Cassarà, che insomma era avanti 13-7, se non sbaglio 16-6, ha subito un parziale finale dall'egiziano, ha perso 15-7, era avanti 13-7, ha subito un parziale di 8-0 e poi è andato a perdere purtroppo agli ottavi di finale. Invece al femminile veramente maluccio, Irene Vecchi eliminata agli ottavi di finale, le altre due invece... No, in generale, al primo turno sono state eliminate, sì. In generale sì, oggi si poteva fare qualcosa di più al femminile, peccato, soprattutto da Irene Vecchie, quarti poteva farli, secondo me, semifinale, però peccato. Anche l'attesissimo Simone Alessio nel secondo è uscito presto. No, Simone Alessio che è partito bene stanotte, nel primo turno, dove ha buttato fuori il brasiliano, praticamente umiliandolo, distruggendolo anche, diciamo, fisicamente. Abbiamo visto l'incidente là dove il brasiliano gli è uscito anche un po' il sangue dal naso, quindi
praticamente l'ha distrutto 16-3, tipo, boh. Poi il brasiliano era anche una delle primissime teste di serie, quindi si è comportato molto bene. Poi successivamente praticamente è stato tutto un altro Alessio, che praticamente mi ha deluso un po', onestamente. Con l'egiziano poteva fare qualcosa meglio, è stata una partita tirata, però insomma un combattimento, un assalto abbastanza tirato, però si poteva fare qualcosa di meglio. Delusione, come è stato un po' ad esempio anche Basile, che partiva con... Basile era la classica mina vagante, cioè uno che può uscire al primo turno come uno che può confermare l'oro. Ha dato tutto, certo il sorteggio non era... Ma è stato sfortunatissimo, sì. Non era banale come sorteggio, però coreano campione del mondo, in più si poteva fare anche lì. Campione del mondo 2018, quindi diciamo veramente forte, sfortunato. Molto probabilmente se avesse vinto quella partita, più avanti si andava, più diciamo il livello si abbassava, perché prendere un atleta così al primo turno ti permetteva poi di andare un po' più piano, agevolmente nei turni successivi. Peccato, però. Sì, era proprio lo scoglio principale, cioè battere il coreano al primo turno per poi avere comunque un tabellone più fattibile. No, assolutamente. Peccato per come è andata, però tutto sommato non è mai facile confermarsi. Infatti pochi di loro si confermano, ma due volte, perché comunque un ciclo di 8 anni all'Olimpiade, quindi non è mai facile mantenersi su quel livello. Devi poi proprio, cioè, devi trovare davanti sempre gli stessi atleti che sono sullo stesso livello, non è mai facile confermarsi. Peccato, poteva fare qualcosa in più, però il risultato importante a sorpresa l'ha fatto nel 2016, secondo me. Oltre a quello, il livello è cresciuto e purtroppo magari può rimanere su questi livelli, però il livello è cresciuto, quindi è dura. Chi continua invece ad andare avanti è Irma Testa, che è passata ai quarti di finale nella box, e speriamo grande carattere la ragazza. Speriamo che più adesso, più avanti, più trovi avversario forte, è normale, ecco. Però ha carattere questa ragazza, l'ho vista l'altra notte e devo dire la verità, l'ho vista bella carica, ha grande talento, ma proprio ha una cattiveria veramente incredibile, quindi speriamo che... Io l'ho vista contro l'irlandese la Walsh stamattina, partita veramente molto tirata e l'ha risolta proprio con quella determinazione che comunque la contraddistingue, sì. Veramente brava, sì. Non era banale vincere una battaglia del genere. Chi invece non vince è l'Italia del volley maschile, che invece stavolta ha preso un bello shampoo dalla Polonia, con l'assenza di Giannelli, che evidentemente ha pesato tanto. Sì, no, Giannelli è un ragazzo, mamma mia, è giovanissimo, ma è il punto di riferimento principale di questa nazionale. L'Italia senza Giannelli non è l'Italia, è veramente un giocatore veramente fondamentale. Manca lui, perdi tre quarti dell'Italia, perché alla fine l'alzatore è sempre quello là che, se è forte, ti permette di fare punti in più. E poi parlavamo a microfoni spenti, insomma, oggettivamente rispetto al Rio 2016 si è un po' capovolta la situazione, cioè quest'anno abbiamo una nazionale femminile più competitiva di quella maschile. Quella maschile, per esempio, la Polonia, il Brasile, quantomeno a queste due formazioni è probabilmente inferiore. No, ma proprio in generale, quello che succederà con il femminile comunque sarà superiore a quello fatto con il maschile, perché l'Italia femminile viene da un'Olimpiade dove praticamente è stata una delusione, quindi adesso può andare soltanto che bene con la squadra che abbiamo, con il gruppo che si è creato. Invece l'Italia maschile ha da confermare quantomeno una finale olimpica, quindi la situazione è molto più complicata. Il gruppo maschile è sempre quello, alla fine i giocatori sono quelli. Blengini è stato molto bravo, perché durante la VL di quest'anno, cioè la National League di quest'anno, XUL, ha portato tutti i giovani, cercando di creare quel gruppo di 12, dove ha cercato di creare quel mix tra
giocatori affermati che già avevamo e giocatori giovani. E devo dire la verità, ha trovato dei bei punti di riferimento, soprattutto l'altro giorno contro il Canada. C'era, aiutami, come si chiama? Ha fatto 24 punti, come il giovane nuovo della nazionale. Oddio. Sì, comunque è nuovo, non mi ricordo bene come si chiama, però ha fatto 24 punti, è veramente un ragazzo importante, già dalla National League, veramente si è dimostrato di avere un grande carattere. Mi ricordo. Però comunque è stato veramente fondamentale l'altro giorno. C'è Micheletto? Micheletto, bravo, sì, Micheletto, veramente bravo. Oggi ha pesato tantissimo l'assenza di Giannelli, secondo me. Però in generale affrontare la Polonia non è mai facile. La Polonia è campione del mondo, che doveva riscattarsi, perché oggi non poteva assolutamente permettersi un'altra sconfitta, soprattutto dopo l'esordio contro l'Iran, che è stato abbastanza deludente. Quindi oggi non potevano assolutamente permettersi di perdere, e hanno dimostrato di essere la nazionale da battere, perché sono i più forti. Poi, se vogliamo citare anche due gare, diciamo, fuori dai colori italiani, possiamo citare lo skateboard, che è una disciplina completamente nuova alle Olimpiadi, che ha visto queste due tredicenni primeggiare con una 2005 terza, con una 2008 seconda e una 2007 prima, la padrona di casa giapponese, poi la brasiliana del 4 gennaio 2008, che è arrivata. No, ma questo è uno sport molto, ma molto giovane, devo dirti la verità. Questo è uno sport che fanno praticamente i ragazzi giovani, i ragazzini. Quindi per me mettere questa nuova disciplina nel programma olimpico è stata una bella sfida. Però è una sfida che anche nei prossimi anni potrà, soprattutto a Parigi, dove sarà una disciplina più affermata, più completa, diciamo. Secondo me è una disciplina che lancia i giovani, ecco. Secondo me i giovani, grazie a questa nuova disciplina, vorranno migliorarsi, vorranno cimentarsi in questo nuovo sport, e quindi vorranno comunque salire sul podio, perché vedendo quello che è successo oggi, come è successo appunto nello skateboard, potrebbe succedere anche negli altri sport. Quindi questo è stato un bel messaggio, quello dello skateboard, di questo podio giovanissimo, che vuol dire che si possono trovare anche altri sport, oppure si possono comunque trovare nuove generazioni interessate comunque a rivoluzionare anche un'Olimpiade, come è successo. Proprio quest'anno, insomma, c'è anche il surf, il CIO si è dimostrato, devo dire, anche poi ci sarà l'arrampicata, insomma, il CIO si è dimostrato veramente aperto anche a certi tipi di novità in questi anni, ed è un bene assolutamente anche per lo sviluppo delle Olimpiadi guardare avanti, guardare al futuro. E Sì. poi c'è stata una grande notizia, perché nella mountain bike non ha vinto Van der Poel, che è caduto e si è ritirato, ma ha vinto un altro che è un altro fenomeno che è Tom Pidcock. No, ma proprio in generale il favorito per eccellenza era Mathieu, però purtroppo. Che ha steccato l'appuntamento lì. Vabbè, ma è stato frenato da una caduta, un po' sfortuna, però insomma, però Pidcock è veramente, veramente eccezionale. È un po' il bello. È un po' il bello dello sport, non sempre vince chi è proprio favorito. Però Pidcock è veramente uno che, insomma, quest'anno l'ha dimostrato, una volta ha vinto proprio in volata anche con Van Aert, Sì. sbaglio, una classica in Belgio, sì, e con Trentin. Veramente un corridore su cui puntano tantissimo in Gran Bretagna, perché può essere un po' l'erede dei vari Wiggins, Froome, Thomas, addirittura ci puntano per vincere un grande giro, sicuramente uno da classici, sicuramente uno che poi potrà continuare ad ottenere questi risultati in mountain bike, ed è veramente un ragazzo che poi affidato alla Ineos, all'elite, sta No, dimostrando ma in generale, veramente se vai a fenomenale. giocare all'Ineos, è già praticamente significa che c'è potenziale, grande margine di miglioramento, se no non ci va. Assolutamente. E poi, insomma, Tennis. concludendo un po' il cerchio, c'è il tennis che ha visto le vittorie di Fognini e Giorgi, che sono agli ottavi di finale. Adesso avranno due compiti piuttosto ardui, perché Fognini affronterà Daniel Medvedev, che sul duro, insomma, sappiamo che se non è il numero due
molto di vicino. E Camila Giorgi, che oggi ha convinto contro la Vesnina, ma anche con me, ha convinto con Gerasimov, a parte i classici cali di tensione, una partita che poteva per me chiudere anche in maniera più facile, alla fine comunque la chiude in due set, rischiando di complicarsela perché hanno annullato due set point, sì, per prendere al terzo, però la partita alla fine è gestita in maniera abbastanza tranquilla. Quello che è successo, cioè, proprio in generale, la Giorgia e Fognini sono due che quando vedono la nazionale possono battere chiunque e possono perdere da chiunque. Bravi oggi tutte e due a confermare, diciamo, il pronostico di essere favoriti vincendo, e vincendo anche in un modo anche abbastanza agevole. Però devo dirti la verità, sono abbastanza fiducioso per due motivi. Il primo perché è l'Olimpiade e quindi può succedere di tutto. E per il secondo motivo sono due atleti che quando vedono la nazionale veramente possono regalarci soddisfazioni e possono vincere contro chiunque. Io penso che comunque agli ottavi adesso Giorgi con Pliskova abbia più chance di Fognini con Medvedev, non so se sei d'accordo, però... Sì, no, assolutamente, ma Fabio deve... fino a qualche anno fa ti avrei detto che Fognini poteva giocarsela veramente all'80%, però adesso con un Medvedev, che comunque sul cemento è un giocatore veramente micidiale, ha poche chance Fognini. Incognita del servizio, cioè vallo a breccare Medvedev e tu non farti breccare. Cioè, non farti breccare, da sempre Fognini ha sempre avuto, diciamo, un po' questo limite, e poi deve rimanere concentrato, diciamo, tutta la partita, un aspetto dove Fognini si vede poche volte, però quelle poche volte dove lo fa, Fognini riesce quasi sempre, diciamo, o a vincere o quantomeno far sudare sette camicie all'avversario. Speriamo che sia una di queste occasioni. Non può stare soltanto uno spezzone di partita concentrato, anche con Rublev a Wimbledon. Ci avessi creduto un pochino di più, forse la partita sarebbe girata dalla sua parte. Ecco, stiamo parlando, diciamo, una delle fiammate di Fognini. Partita dove praticamente è stato concentrato tutta la partita. Magari si è vista a Monte Carlo. A Monte Carlo lì probabilmente... la miglior settimana della sua carriera, proprio a livello mentale, a livello di gestione, veramente perfetto. Direi che al momento è il rimpianto di non aver visto la coppia con i Berrettini insieme, perché a vedere quello che hanno fatto Musetti e Sonego, la medaglia poteva veramente arrivare. Sì, anche prima te l'ho detto. Per me, a livello del doppio, cioè il livello proprio del doppio in generale, secondo me è battibile. Cioè, esistono le teste di serie, ma fino ad un certo punto, perché anche se trovi, diciamo, una coppia nuova, fresca, però una coppia di livello anche a livello ATP, prendi ad esempio due top 25, due top 30 della classifica ATP e li metti insieme, per me possono dare fastidio. Cioè, anche in un primo turno incontri ad esempio la testa di serie numero uno, ad esempio Cabal e Farah, una cosa così. Cioè, per me praticamente se la possono giocare alla pari, o quantomeno possono dargli fastidio. Ora sì che loro, le coppie di doppio, generalmente giocano tutto l'anno insieme, quindi si trovano molto, molto, diciamo, a loro agio. Però in generale i valori di singoli, il talento, diciamo, dei singolaristi fa la differenza, secondo me. Eh sì, ma poi cioè, oggi veramente è mancato un soffio a Musetti e Sonego, perché nel super timer che erano avanti 3-0, sul 6 pari e sul 7-6 hanno Sì, mancato quei due due passanti. passanti che insomma potevano regalare almeno un punto dei due e lì te la saresti giocata perché non avresti poi avuto il mini break, poi Metti ci ha chiuso la grande poi alla fine, però è veramente mancato poco. No, Quel bene. poco ti toglie dalla lotta per le medaglie, perché poi se vinci vai in semifinale entri nella lotta per le medaglie, hai eliminato la testa di serie numero uno, a quel punto puoi vincere veramente sulle medaglie, si poteva veramente sognare anche loro. No, ma poi in generale anche nella partita di oggi, no, hanno tenuto bene perché nel primo set servivano, erano avanti 40-0 e praticamente si sono fatti fare 5 punti consecutivi e lì è girato il primo set, che fino a quel momento era veramente alla pari. Poi nel secondo hanno tenuto bene e se la sono giocata, diciamo, alla pari. È stata una partita alla pari, però è stata decisa, secondo me, nonostante Musetti abbia fatto una grande partita, secondo me è stata decisa proprio un po' dall'inesperienza di Musetti, perché secondo me se un Sonego
secondo me più avanti, che ha molto più esperienza, con un Vavassori o magari un Berrettini, Fognini, secondo me oggi potevano fare quantomeno il colpaccio. Sì. Perché appunto ci è mancato molto poco. Mancato sì. Poco anche a Sonic con Basilashvili, è stata una battaglia, purtroppo poi non è uscito vincente, però insomma in generale adesso abbiamo due italiani agli ottavi, la vedo molto difficile ottenere una medaglia nel tennis. No, no, appunto. Però quantomeno viviamo due partite sì. Bellissime. Sì, sì, l'unica speranza io penso fosse il doppio Fognini Sonego, scusa, Musetti Sonego, perché anche al femminile Errani Paolini, insomma, aveva passato un turno, oggi sono uscite con le Ucraine, però insomma, peccato davvero perché Musetti e Sonego potevano veramente entrare in lotta per le medaglie e lì veramente davvero può succedere di tutto. Succedere di tutto, perché poi anche Sonego era uscito dal singolare, Musetti era uscito pure lui dal singolare, quindi si poteva concentrare sul doppio, mancava solo due partite. No, ma poi queste sono state situazioni sviluppate in corso d'opera, perché poi senza il Berrettini che ti partiva i nastri di partenza, l'Italia col tennis poteva raccogliere ben poco. Bene Sonego e Musetti, adesso Fognini non lo so, Fognini per me ha fatto quello che doveva fare, passare i primi due turni sì. E poi sperare, provare quantomeno a fare l'impresa adesso con Medvedev, vediamo. Perché poi va bene, dai ragazzi, io direi di sentirci domani, sì. Per un'altra giornata con delle finali. Canottaggio, ah no, canottaggio rinviato dopo. Canottaggio non è stato rinviato a dopo domani, però insomma ci sarà comunque il nuoto, ci sarà la scherma che comincerà le sue gare a squadre. Italia-Grecia di pallanuoto, Italia-Turchia di pallavolo. Sarà Italia-Turchia di pallavolo. Eventuali quarti di finali del basket 3x3. Esatto, poi penso ci sia anche l'Italia di Meo Sacchetti nel basket, se non sbaglio. No, se non sbaglio mercoledì alle 10:20 italiane. O domani, non lo so, vediamo. Sì, sì, ti confermo. Dopo domani alle 10:20 okay. Contro l'Austria. Per continuare questa marcia iniziata bene ieri con la Germania. E insomma, appuntamento appunto a domani. Appena finite le gare, facciamo il solito recap. Ciao ragazzi. Buona giornata.